Mister, un commento a questa vittoria, a questa partita, a questa prestazione, insomma, non è mai stato in discussione. Ecco, se lo di poi diciamo di sì, dai. Più che altro la seconda parte del secondo tempo mi è sembrata che una partita già finita, ecco. Ecco, visto loro più che altro hanno mollato un po', noi avevamo tutto giro palla che ci permetteva di essere tutti sereni e tranquilli, però viste le ultime vicissitudini negative nel 94esimo per 2-3 partite, il timore mi rimane sempre, no? Quando ti scotti una volta poi sempre ti rimane con la ferita. Però niente da dire, abbiamo fatto una grande prestazione, ma non solo questa partita, come siamo arrivati a questa partita. Infatti ho fatto, giustamente lo dicevo qualche collega di voi, ho fatto un plauso prima della partita e dopo c'è il tempo di bravo a parlare. Prima della partita ho fatto proprio un plauso alla squadra e soprattutto ai giovani che ci hanno permesso di arrivare a giocare la finale. Non ci dimentichiamo che noi i primi 2-3 angolari abbiamo fatti con tutta gente dei 99, tutti i 99 sì. E quindi facciamo poi il turnover, come al solito, per far giocare quelli che hanno giocato di meno. Quindi loro ci hanno permesso di arrivare a quale semifinale con Castellazzo, che poi invece lì abbiamo utilizzato, diciamo, gente un po' più esperta, perché le partite si facevano un po' più complicate. E a quel punto la società ci ha chiesto di arrivare in fondo, e poi era una cosa anche, una novità anche per me, onestamente. Quindi mi mancava questo trofeo, e a tanti giocatori nostri, a parte Petro Parisi, Piotto, ce l'hanno ancora fatto Sinisi, bravissimo, hanno vinto la Coppa Italia, gli altri no, quindi non sapevano che cosa volesse dire. Quindi un trofeo comunque ambizioso, ambito da tutti, perché dovevamo giocarsela. Quindi siamo arrivati pronti con la testa e con l'anima a giocarci questa partita. E devo dire che la squadra comunque si comporta benissimo sotto l'aspetto proprio degli allenamenti, parliamo della serietà e della maturità della squadra. E poi avevo chiesto appunto che comunque avevamo balbettato un pochettino in campionato, una prestazione superlativa per cominciare a cancellare qualche, diciamo, performance negativa in campionato. Adesso insomma puntate anche alla fase nazionale, avete la squadra per poter andare avanti, per quanto poi è sempre un po' difficile fare tabelle. Sì, diciamo che la squadra adesso è completa, nel senso che abbiamo avuto dei grossi problemi all'inizio di stagione, perché infortuni tanti, che erano squalificati, mi ricordo tante cose. Adesso siamo un gruppo che mi mette veramente in difficoltà per fare gli 11 titolari. Quindi a questo punto qui proviamo ad andare avanti il più possibile, è un'esperienza in più per me, per quello che riguarda la competizione di Coppa Italia che non ho mai fatta, fino in fondo, per i giocatori come dicevo prima, ma soprattutto anche per la società, perché abbiamo visto anche l'anno scorso, dopo un'annata straordinaria, perché ci siamo persi un po' alla fine, dove abbiamo fatto i playoff, comunque una bella competizione andare a giocare e confrontarsi con altre realtà di altre regioni come è stato il Vigasio. Quindi è un'esperienza in più che fa crescere sia i giovani, ma danno comunque delle grosse soddisfazioni anche ai vecchi che non hanno mai fatto questo tipo di competizione. Potrebbe togliere energie però al campionato, che non è in corsa che comunque dovrebbe ancora fare. Sì. Non ci dimentichiamo mai che siamo dilettanti, vedi il lavoro, e quindi qualcosa può essere che tolga, perché poi dopo non riesci più a concentrarti, ma non a livello fisico, perché a livello fisico sì, la partita è importante, tutto, ma a livello nervoso, perché poi ti concentri per una cosa, ma non hai il tempo di organizzare il cervello per la partita successiva. Però ecco perché dico, comunque sia, qualcosa può essere che ci si lasci per strada, però abbiamo un gruppo e una rosa secondo me competitiva per far fronte alle due competizioni. Poi è chiaro che non si sa se arrivi in fondo da una parte o dall'altra, qualcosa magari pagheremo. Però a questo punto un primo, diciamo, step l'abbiamo messo e adesso proveremo a fare il resto. Viviamo la giornata, ecco, adesso io sono già con la testa a Pavarolo, perché gioco con Pavarolo, e quindi adesso concentrazione con Pavarolo. Recuperiamo un po' di energie e tossine, perché poi comunque queste vacanze non le hanno fatte, ma neanche tanto, perché il nostro obiettivo era questo. Adesso facciamo festa 2 giorni e poi ci riflettiamo. Dicevi qualche timore che comunque, visto come sono andate certe partite in campionato, è rimasto anche nel secondo tempo? Non avevi però dubbi a livello di condizione fisica della squadra, visto che comunque i cambi li hanno tardati molto? Sì, è una disegna giusta, perché il cambio non l'ho voluto stravolgere subito, non ho voluto stravolgere l'assetto subito, perché ho visto caso.